e che sicuramente ci creerà entusiasmo per le prossime partite e speriamo di continuare su questa linea qua. L'atteggiamento oggi credo che sia stato Sì, imprescindibile. oggi è Esatto. stato, cioè, valutato sempre da passare, Certo, valutando la cosa da assolutamente. passare, non è Poi che loro sono rimasti in 9, ma vabbè, ma invece in l'espulsione due, credo sia giusta. Sì, esatto, credo cosa sia ti è giusta. successo Ma io ho tra preso l'altro? un pugno in faccia, Ah, ecco, quindi ti ah, dico. quello, E poi vabbè, mi ha ammonito, ma quello è un ah altro sì? discorso. Ah, Sì, non si perché può sono fare, stato, boh, ho protestato un attimo, quindi giustamente mi ha anche ah, non si ammonito. può fare. Alessandro, io ti ho chiamato qua in sala stampa anche insieme ai colleghi a nome di tutta la squadra, no? Il Braga che oggi ha rivisto la luce alla fine di questo tunnel di risultati negativi è arrivata una grande prestazione, come ha ribadito anche il mister Daidola prima di te, prima di tutto il gruppo, sia sul gol di Ciccio, poi anche al fischio finale, l'abbraccio collettivo. Il punto di ripartenza non sono solo i 3 punti con il Prato, ma è anche l'unione dell'ambiente. Sì, ti ripeto, l'unione fra di noi c'è e deve esserci, infatti abbiamo cercato di farci forza in questi momenti qua perché appunto ci girava tutto storto. Finalmente ti dico che sono arrivati i 3 punti perché ce li meritiamo e anche giocando male le scorse partite secondo me abbiamo raccolto troppo poco rispetto a quello che potevamo raccogliere perché ad oggi levando Prato se avevamo 5-6 punti non rubavamo niente a nessuno e niente, appunto, ripartiamo da noi. Ovviamente abbiamo accettato tutte le critiche da fuori e questo, che poi erano giuste assolutamente, e questa penso che sia stata una grande risposta per noi e per la gente fuori. Così come a Sanremo e così come ho anche chiesto al mister, la difesa 3 ha di nuovo funzionato, il centrocampo più denso ha funzionato, questa è una formula che va, che funziona, che Sì, piace. abbiamo provato a rimediare a tutte queste sconfitte pensando prima magari a non prendere gol o comunque a concedere di meno e poi ad attaccare e ad oggi su 2 partite ti dico che ha funzionato perché a Sanremo abbiamo preso un tiro in porta, un unico tiro in porta e abbiamo preso gol, ma ci può stare e oggi io non mi ricordo grossi tiri degli avversari. Sì, fa un tiro all'inizio, sì, all'inizio, peraltro su un fallo non fischiato, che era abbastanza evidente, però sono Ma mi scusa, ma contento sono e ti andata ripeto, speriamo che sia la strada giusta. e per chiudere, questo è il punto di ripartenza del Bra, quindi si va anche a cuor più leggero nei prossimi impegni a partire dalla trasferta di Vado Ligure con il Savona. Sì, assolutamente. Finalmente riusciamo a fare una settimana in serenità, dove analizzeremo comunque magari gli errori che abbiamo fatto, anche oggi, quello che c'è da migliorare ancora e andiamo a Savona per giocarci le nostre carte, come abbiamo sempre fatto, sperando ulteriormente di muovere la classifica e di far bene.